Finita di costruire nel 1922 come seconda centrale idroelettrica dopo la centrale di Grosotto, la prima, e rispetta architettonicamente il castello che sta al di sopra dei Visconti Venosta. È stata fatta anche per utilizzare un po' l'artigianato locale di Grosio che lavoravano molto la pietra. Io ho cominciato nel 57 e ho dei ricordi belli e dei ricordi brutti. I ricordi belli sono gli amici e i colleghi. I ricordi brutti sono quelli legati un po' all'alluvione del 1987 che ha portato un po' di scompiglio in tutta la Valtellina ed anche sugli impianti idroelettrici della AEM. Sono entrato nel 73, ho iniziato subito in questa centrale qui di produzione, che è una centrale intermedia, tra virgolette. L'energia che viene prodotta viene inviata alle ricevitrici nord e sud di Milano e praticamente alimentavano ai tempi metà dell'utenza di Milano. L'energia che noi produciamo qui in Valtellina è tutta energia idroelettrica. Abbiamo dei bacini di accumulo in quota sui 2000, i più grandi sono quelli di Cancano e San Giacomo con 200 milioni di metri cubi. Viene accumulata l'acqua che arriva dai ghiacciai, dai forni, dal Gavia e dalla condotta dello Spöl e alimenta la centrale, vorrei dire pilota perché adesso è la più grande, di Grosio con una produzione di 400 MW, cioè sono quattro gruppi di produzione da 100 MW. A2A è proprietario di un parco di generazione idroelettrica in Valtellina, costituito da 10 centrali idroelettriche e 19 gruppi di produzione. Il cuore, di questo sistema di impianti è costituito dai due bacini, di Cancano e San Giacomo, che sono posizionati a circa 2000 metri, 1900 Cancano e 1950 San Giacomo, con una capacità di accumulo di 180 milioni di metri cubi di acqua. Qui ci troviamo alla centrale di Grosio, che è la maggiore del gruppo impianti. In particolare qui siamo nella sala controllo, dalla quale si eserciscono tutti gli impianti di produzione del gruppo A2A. Da qui la produzione viene immessa sulla rete di trasmissione nazionale e da qui va in tutte le case. In particolare la produzione del gruppo impianti Valtellina è in grado di sostenere il consumo medio annuo domestico di 2 milioni di abitanti. Ho lavorato qua 22 anni, dal 72 al 94. Qui siamo nel cuore della centrale, dove ci sono quattro macchine che lavorano, spinte dalla forza centrifuga dell'acqua. Praticamente siamo a 600 metri di profondità e a 200 metri di altezza del paese di Ravoledo.